Io sono un sociologo e di come si dirige una squadra di calcio non so proprio niente. Ma so tante altre cose, sono qui per dimostrarlo. Sono convinto che il lavoro qui vada riorganizzato e credo che dovreste essere voi a dirmi da dove posso iniziare. Solo voi sapete cosa dobbiamo cambiare. Io sono venuto per ascoltarvi. Suona più o meno in questo modo il discorso che Adilson Monteiro Alves rivolge a uno spogliatoio sgomento per questa apertura inaspettata. È da qualche giorno il nuovo direttore sportivo del Corinthians, nominato da Valdemar Pires, uomo saggio e pacato, posizionato alla guida del club da Vicente Mateus, ovvero colui il quale, in modo quantomeno vulcanico, aveva diretto il Timão per un decennio. Mateus era una sorta di dittatore e, come da tradizione di questo tipo di figure, si pensava eterno, ma il regolamento interno gli aveva impedito di candidarsi nuovamente. Anche in Brasile, comunque, come in tutto il mondo, vige una consuetudine. Fatta la legge, trovato l'inganno. Mateus aveva provato a ribaltare i piani, proponendo il suo vice, appunto, Valdemar Pires, come candidato presidente e lui si era gentilmente offerto di fare il numero due. Una mossa da puparo spietato, la decisione di chi non ha intenzione di vedere sprecata neanche una goccia del suo potere. Sulla carta, ovviamente. Il 9 aprile 1981 i soci del Corinthians nominano Pires presidente e Vicente Mateus suo vice. Ma l'aria sta cambiando, all'interno del club e anche per la società brasiliana. Pires non ha la minima voglia di essere un burattino, vuole incidere a suo modo nelle sorti di un transatlantico che pare privo però di una rotta. E così dopo qualche mese in cui sente sul collo il fiato di Mateus, che alle prime sconfitte minaccia le dimissioni che porterebbero a nuove elezioni e di conseguenza alla restaurazione dello status quo, Pires prende totalmente le redini della società. Lo fa grazie a una lunga telefonata con Orlando Monteiro Alves, consigliere del Timão, che gli propone il nome di suo figlio come direttore sportivo. Adilson sa poco di calcio, ma sa tanto di uomini. Conosce questo clima nuovo che sta avvolgendo il Brasile. Quando parla ai giocatori, goffo, come può essere soltanto una persona che si trova calata in una realtà che non gli appartiene, in risposta trova tanti sguardi interdetti, ma anche due occhi sottili, penetranti, che lo fissano. È in questo scambio di sguardi, in questa affinità elettiva che si accende la miccia di una rivoluzione democratica, una rivoluzione che racconterà una delle storie più profonde, più importanti, più surreali e più significative che il calcio ci abbia mai portato. Parlare di questa storia e di questa rivoluzione senza descrivere il contesto in cui matura è impossibile. Il primo aprile del 1964 il Brasile vive uno dei suoi giorni più drammatici. Le forze armate destituiscono João Goulart, entrato in carica come presidente in seguito alle dimissioni di Jânio Quadros, di cui era vice. Quadros, che alle elezioni del 1961 aveva sfiorato il 50% delle preferenze, aveva messo in atto una politica che non aveva convinto moderati, conservatori, opinione pubblica, nonché il congresso, che aveva addirittura minacciato di chiudere. Si era dunque dimesso dopo 207 giorni di governo. Al momento del suo passo indietro, il suo vice, Goulart, era in Cina, impegnato in un incontro con Mao Zedong. Goulart era visto come una minaccia comunista per il paese, in quanto politico fortemente vicino alle istanze di lavoratori e sindacati. Per incassare il via libera del congresso, Goulart accettò una modifica costituzionale che virava decisamente verso il parlamentarismo. Ma lo scenario di estrema instabilità del paese portò Goulart a indire un referendum e oltre l'80% dei votanti lo respinse. A questo punto, Goulart, forte della nuova situazione che si era creata, aveva dato il via alle riforme, dall'istruzione all'agricoltura, passando per la nazionalizzazione delle compagnie petrolifere nel marzo del 1964. Una mossa che aveva destato preoccupazione negli Stati Uniti, inducendo il presidente Johnson a pattugliare la costa brasiliana con aerei e navi. La marcia dei carri armati delle forze armate locali nel cuore di Brasilia e Rio de Janeiro fu il segnale del cambiamento in atto.
Goulart fuggì in Uruguay, lasciando spazio al colpo di Stato. Il 15 aprile, Humberto Castelobranco divenne il nuovo presidente del Brasile. Fu il primo passo per l'instaurazione di una dittatura in piena regola. Vennero vietati gli scioperi e rese illegali le forze politiche con la creazione di due partiti, l'Alianza Renovadora Nacional, il partito di governo, e il Movimento Democratico Brasileiro, l'unica opposizione ammessa, anche se parlare di opposizione in un contesto del genere è a dir poco bizzarro. Tant'è che nel frattempo vennero concessi poteri straordinari al presidente, sospese le garanzie della Costituzione e inaspriti gli atti di oppressione nei confronti dei veri oppositori. Dagli studenti ai leader politici, dai sindacalisti fino ai musicisti dissidenti, in Brasile non c'era più spazio per manifestare dissenso, a meno di lanciarsi in una lotta armata come quella organizzata dal FU, Partito Comunista Brasiliano. Il calcio, come sempre, è un fattore prominente e indicativo dello stato sociale di un paese e molto spesso è stato anche usato per fini propagandistici. In Brasile, poi, il futebol è forse il più grande biglietto da visita da presentare al mondo. Come nel caso del trionfo mondiale del 1970 in cui la Seleção, con i suoi 5 numeri 10, sembrava l'espressione chiara di una nazione ammantata di allegria e arte, mentre in realtà al comando si succedevano i militari. Da Castelobranco ad Artur da Costa e Silva, quindi Emilio Garastassu Medici ed Ernesto Beckmann Geisel, senza che nulla cambiasse. I primi segnali di cambiamento si intravidero solamente nell'agosto del 1979, con l'avvento del nuovo presidente, João Figueiredo, che amnistiò i reati politici e consentì la formazione di nuovi partiti, sciogliendo i due creati da Castelobranco. I fasti economici dell'inizio degli anni 70, sospinti anche dai finanziamenti provenienti da stati esteri, erano ormai un ricordo. L'economia brasiliana si stava sgretolando. Fu una lenta e complessa fase di apertura politica, che però portò al rovesciamento del regime e alle libere elezioni del 1985. Adesso sì, possiamo tornare a quegli occhi sottili e penetranti che fissavano Adilson Monteiro Alves. Sono gli occhi di Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Nome complicato, senza alcun dubbio. Ci basta il primo però, Socrates. Non è una scelta a caso. Raimundo, suo padre, è un uomo di grande determinazione, con un background limitato a livello di studi, ma che ama immensamente leggere e perciò nel corso dell'età adulta rimedia in autonomia alle sue lacune. Legge tutto quello che può e anche quello che non può, perché gli occhi del regime, quando Socrates è ancora un bambino, sono ovunque. Papà Raimundo legge e poi brucia i libri perché non possano essere trovati, perché nessuno possa pensare che in quella casa ci sia un germe da annientare. Vedere mio padre bruciare dei libri mi colpì molto. Pensai che se quei libri dicevano qualcosa di così pericoloso, io avrei dovuto sapere. Socrates, e questa è cosa nota, deve il suo nome alla lettura da parte di papà Raimundo de La Repubblica di Platone, e anche i fratelli Sostenes e Sofocles avranno la carta d'identità segnata dall'amore del padre per la filosofia e la cultura greca. I libri e l'istruzione per Raimundo rappresentano un'urgenza. E così, mentre Socrates cresce da adolescente strabiliante con il pallone fra i piedi e con la maglia del Botafogo di Ribeirão Preto, la sua città nell'interno dello stato di San Paolo, arriva alla svolta della sua vita. È forte, magrao. Quel ragazzo allampanato e sgraziato che però usa il pallone come in pochi da quelle parti hanno visto fare prima. Lo vogliono in prima squadra. Ma l'incontro con la dirigenza vede una richiesta inattesa. Socrates è pronto, adora giocare a calcio, ma fa presente al club che non potrà allenarsi durante la settimana, arrivando così soltanto per le partite, perché la cosa che vuole più di tutte, anche più di trionfare sui prati, è studiare medicina, essere parte di un Brasile che sogna un cambiamento.
La società accetta, anche se il salto tra i grandi viene inevitabilmente rimandato fino ai 19 anni di Socrates. Con la maglia del Botafogo paulista diventa una star, non solo a livello locale, ma anche nazionale, rubando l'occhio persino a Pelé, ammirato dalla sua capacità di giocare di tacco per guadagnare tempi di gioco e di illuminare quasi da solo tutta la squadra. Dopo un avvio di carriera da seconda punta, diventa il centrocampista di riferimento, quello in grado di dettare i ritmi della squadra, anche se per tutta la carriera di Socrates non si potrà mai veramente affibbiargli un ruolo. È stato fondamentalmente un punta di lancia, definizione che di solito si dà al centravanti, perché la punta di una lancia è quella che colpisce, ma in Brasile tutto è sempre relativo, smussato e dolce, dalle colline all'architettura. E quindi, anche nel calcio, un punta di lancia può essere benissimo un numero 10 o una mezzala offensiva. Ma Grau è questo sul campo. E intanto si laurea in fisiologia, ama leggere, studiare, giocare, vivere e bere birra e cachaça senza contegno. Spesso fa tardi, anche alla vigilia delle partite, il suo rendimento raramente ne risente. Pare perfettamente padrone del proprio corpo persino quando deve smaltire gli eccessi di una notte brava. È uno spirito liberissimo, pieno di contraddizioni, ma stentoreo nelle proprie convinzioni. Gli episodi incredibili che lo caratterizzano sono quotidiani. È idolo di una città, è ormai per tutti Odutor, il medico campione. Il Botafogo di Ribeirão Preto gli sta calcisticamente stretto, ma non la vita che conduce a casa sua. Medico e calciatore, artista bevitore, tutto quello che vuole è lì. Ma i colossi del calcio paulista hanno l'acquolina in bocca. Al Corinthians arriva, grazie, a una trappola tesa dai fratelli Mateus. Il Botafogo, messo spalle al muro per la cessione da Papà Raimundo subito dopo la laurea e la vittoria nella Coppa Città di San Paolo, nel 1978 ha già l'accordo con il São Paulo, ma la dirigenza del Corinthians convoca il presidente Núñez Galvão con la scusa di voler acquistare il centrocampista Chicão. E quei soldi servirebbero a chiudere definitivamente la trattativa con il Botafogo. Proprio nelle ore in cui Núñez Galvão è nella sede del Corinthians a trattare con Isidoro Mateus, l'altro Mateus, Vicente, è a Ribeirão Preto per comprare Socrates. Il dottore sta per diventare il faro di quella che a San Paolo è per eccellenza la squadra del popolo. Se il modo di intendere la vita di Socrates è molto affine all'anima del Corinthians, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sua visione del calcio. Quando scende in campo, il dottore sembra quasi disinteressato all'agone. Il suo è un modo di giocare aristocratico, con una tendenza a non volersi sporcare le mani. Supera il 1,90 m, è magrissimo, estremamente tecnico. Cerca quelle pieghe della partita in cui sfuggire ai contrasti, alla pressione, per poi riapparire dove conta di più, in area di rigore, grazie a una lettura sopraffina delle situazioni di gioco, che gli consente di giocare in appoggio al centravanti ed essere anche un eccellente finalizzatore. Soffre un po' il passaggio a San Paolo, città enorme, dispersiva, per lui abituato alla dimensione più umana di Ribeirão Preto. E gli pesa questa enorme aspettativa che i tifosi ripongono nei suoi confronti, un'aspettativa che non passa da gol o assist, ma da una necessità di incarnare lo spirito del Timão, che Socrates non sembra in grado di cogliere fino in fondo. Arriva persino al punto di fuggire da San Paolo. Si rifugia a casa per un po', sono i 40 giorni che lo rigenerano a livello mentale. E decide così di rinnovare un contratto che aveva in precedenza annunciato di voler lasciar scadere. La dirigenza del Corinthians accoglie il figliol prodigo prolungando il contratto e alzando l'ingaggio, fino a farlo diventare il secondo giocatore più pagato del Brasile, alle spalle del solo Zico. Adesso, dopo ogni gol, Socrates cerca di conquistare quella folla, di capirla invece che di fuggire, e a ogni esultanza alza il pugno chiuso.
Finalmente diventa l'idolo popolare che la gente del Timao sognava. I risultati latitano, il Corinthians fa fatica, ma i tifosi iniziano a rivedersi in Socrates. E poi arriva Adilson, quel discorso, quegli occhi che si incrociano. Socrates prende la parola, spiega cosa ha in mente. I calciatori devono iniziare ad avere un peso nel processo decisionale della squadra, devono votare, quello che non avviene nel nostro paese da quasi 20 anni, aggiunge. Adilson si fa carico di questa urgenza, pronto a fare da tramite con il presidente. Sarà lui a riferire le volontà dei calciatori. Socrates intanto trova la sponda di Vladimir, difensore cresciuto nelle giovanili del Corinthians e bandiera del Timao. La sua spalla ideale in questa fase di trasformazione. I due promuovono anche un voto chiesto dalla nuova guida tecnica del club, Mario Travaglini, e dal direttore sportivo. C'è da sforbiciare la rosa e nello spogliatoio arrivano due liste, quelle di chi dovrebbe restare e l'altra con i nomi di chi dovrebbe partire. E alla fine, incredibile a dirsi, si arriva effettivamente a votare. Di 36 ne rimarranno 18, più alcuni prodotti del settore giovanile. Tra chi rimane c'è anche un attaccante rientrato dal prestito alla Caldense, Walter Junior Casagrande, quello che sarà il terzo uomo della rivoluzione democratica. Finora abbiamo conosciuto quasi tutte le figure che porteranno alla nascita della democrazia corintiana. Ne manca uno, si chiama Washington Olivetto ed è un pubblicitario. Adilson Monteiro lo ha voluto nel club per occuparsi di marketing ed è tra gli ospiti di una riunione al teatro della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. Ci sono Socrates, Vladimir, Casagrande e ci sono i tifosi che iniziano a chiedere lumi su questo nuovo ruolo dei calciatori. I sostenitori del Timao hanno ricevuto una sorta di chiamata alle armi da parte di Olivetto, che ha chiesto di ricevere idee per il claim da dare a questo cambiamento. Nessuna idea però lo convince fino in fondo. È invece un passaggio del discorso del giornalista Juca Kfouri, direttore di Placar, una delle persone che hanno conosciuto più profondamente l'intimità di Socrates, a stregarlo. Se i giocatori continueranno a partecipare alle decisioni del club, se i dirigenti non interferiranno e se la stampa di sinistra appoggerà, vedremo che qui si vivrà una vera democrazia, una democrazia corintiana. È su questa linea, su questo concetto semplice ma altissimo, che si fonda la rinascita del Corinthians. I giornalisti sono rapiti da questa novità introdotta da Socrates e dagli altri. Ogni occasione è buona per indagare e lui ne approfitta per far passare messaggi che con il calcio hanno poco a che fare. Tutti in questo paese capiscono di calcio, ma nessuno capisce niente di politica. Continuare a parlare solo di calcio porta la nostra gente a trascurare tutto il resto. L'ignoranza è una forma di oppressione. Il sistema calcio difende la mancanza di conoscenza e autonomia. Più ignoranti rimangono questi lavoratori, tanto più facile sarà controllarli. Il più fermo oppositore di questa rivoluzione voluta dai giocatori con il supporto di Adilson Monteiro e del presidente Pires è ovviamente il vice di quest'ultimo, Vicente Mateus, l'ex plenipotenziario, uomo incline se non al dispotismo quantomeno a una guida più ferma di quello del suo ormai ex delfino. Uno dei nodi principali affrontati dallo spogliatoio del Corinthians è quello dei ritiri prepartita, spesso imposti dai tecnici e altrettanto spesso sgraditi ai calciatori. In campo la squadra vola, fino a fermarsi in semifinale del campionato nazionale contro il Gremio, a un passo dall'ultimo atto. Per guardare la terzina del Morumbi, Edoardo lancia un'area, scelta di Socrates, di cabeza, gol! Poi c'è il Mondiale, con Socrates che fa parte di una squadra rimasta nella storia per la quantità di talento a disposizione e anche per la fragorosa caduta contro l'Italia di Berzot e Paolo Rossi. Una storia, quella del Brasile più bello e clamorosamente perdente del 1982, che andrebbe raccontata in un capitolo a parte.
Il dottore ne è scosso, come tutti del resto, ma può riscattarsi con il Corinthians. Al ritorno dal mondiale, però, trova una brutta sorpresa. Vicente Mateus tenta un golpe nei confronti di Pires, facendo firmare a una novantina di soci l'atto di destituzione del presidente in carica, prendendo ovviamente lui l'interimato in barba ai regolamenti del club. Il 28 luglio, dopo una vittoria, i giocatori si schierano tutti con Pires, dichiarando guerra a Mateus e rifiutandosi di esultare dopo i gol. Il provvedimento voluto da Mateus viene annullato per irregolarità e il Corinthians diventa un caso non più locale ma all'attenzione del dibattito sportivo nazionale. I giocatori sposati ottengono l'esonero dai ritiri. Possono presentarsi autonomamente o il giorno prima della partita o direttamente nel giorno della gara. Intanto lanciano messaggi politici, non di schieramento ma di partecipazione. Nel 1982 sono infatti previste le elezioni municipali e Washington Olivetto fa piazzare sopra i numeri dei calciatori per 3 partite la scritta «Dia 15, vote!». Fuori dal campo invece Socrates, Vladimir Casagrande e Monteiro Alves non hanno problemi nel sostenere la candidatura di Lula, che non riuscirà però a essere eletto. Chi vince è il Corinthians, che a fine anno si aggiudica il campionato paulista in finale contro il San Paolo. Ogni rivoluzione vive i suoi momenti difficili. Quella del Timão democratico ne ha almeno 2. Il primo è l'arresto di Casagrande per possesso di cocaina, che arriva durante le festività natalizie del 1982 e viene utilizzato dai membri della democrazia per sottolineare gli abusi di potere della polizia brasiliana. Il futuro attaccante di Ascoli e Torino verrà riconosciuto non colpevole. Il secondo, invece, è l'acquisto di Emerson Leão, portiere formidabile, ma personaggio poco avvezzo a calarsi in uno spogliatoio come quello del Corinthians. La decisione non viene votata all'interno del gruppo, ma soltanto in un nucleo ristretto, che comprende Socrates, Vladimir, il tecnico Travaglini, il preparatore Elio Maffia e, ovviamente, il direttore sportivo Monteiro Alves. Per la prima volta, i giocatori si sentono traditi, su tutti Casagrande. Le elezioni interne del marzo 1983 devono decidere se tenere o meno Valdemar Pires alla presidenza. L'altro candidato, neanche a dirlo, è Vicente Mateus. Stravince il gruppo che fa capo a Pires e il 13 marzo del 1983, per la prima volta sulle maglie del Corinthians, appare la scritta «Democrazia corintiana». Ormai l'autogestione del gruppo è totale, così evidente da indurre Mario Travaglini, il tecnico che aveva assecondato questa voglia di democrazia, a rassegnare le dimissioni. Al suo posto viene promosso Zé Maria, tecnicamente ancora giocatore. Il voto riguarda qualsiasi cosa, anche la formazione, ma la squadra inizia a perdere qualche colpo e la dirigenza interviene con l'arrivo di Jorge Vieira, che aveva già allenato Socrates ai tempi del Botafogo paulista. È un sergente di ferro e trova la sponda solidissima di Emerson Leão, che non tollera questo clima di apertura totale. La squadra viene eliminata dal Brasileirão e le maglie iniziano a stingersi, tornano i ritiri, torna la gerarchia che vuole l'allenatore a capo di tutto e la censura militare ha preteso e ottenuto la sparizione delle magliette che richiamavano la democrazia corintiana. Le proposte di Socrates e Vladimir perdono peso, mentre la squadra invece riprende a vincere fino ad arrivare in finale nel campionato paulista. Socrates decide la finale di andata, ancora una volta contro il Sao Paolo già sconfitto un anno prima, ma che stavolta impacchina Mario Travaglini. Nella sfida di ritorno accade qualcosa di totalmente inatteso. La squadra entra in campo con uno striscione enorme. Gagnar o perder, ma sempre con democrazia. Vincere o perdere, ma sempre in democrazia. Il Corinthians, lacerato ma ancora democratico, vince. Passa in vantaggio con il gol numero 270 della carriera di Socrates. Corinthians è bicampione paulista di football!
Il pareggio di Marcao non serve a niente, arriva a tempo scaduto. È un 1-1 che consegna il secondo titolo paulista consecutivo al Corinthians. L'ultima battaglia, quella forse più importante, è squisitamente politica. Socrates è sul palco della manifestazione che chiude un intero anno di eventi a sostegno di Direitas Já, il movimento che chiede l'elezione popolare del presidente del Brasile. È il 16 aprile del 1984 e in piazza c'è all'incirca 1,5 milioni di persone. Il nostro popolo non può perdere. La sua voce, la nostra voce, sarà ascoltata. Siamo qui per riprenderci la libertà. Se il 25 aprile vinciamo, io rimarrò in Brasile. Il 25 aprile la Camera è chiamata al voto, ma respinge la proposta. L'emendamento non passa per soli 22 voti. Socrates, che da anni rifiuta proposte milionarie da Italia e Spagna, sente che il suo tempo in Brasile, almeno per il momento, è finito. Chiede udienza ad Adilson Montero per fargli presente che la prossima tappa del suo cammino sarà in Italia, a Firenze. Una tappa controversa, piena di incomprensioni, di malintesi, di una profonda tristezza che nessun ingaggio miliardario poteva cancellare. Più o meno in contemporanea, dall'altra parte dell'oceano, con l'esaurimento del secondo mandato di Valdemar Pires e con una discussa elezione interna, sfuma anche l'esperimento della democrazia corintiana. Socrates tornerà in Brasile dopo un solo anno, vestirà le maglie di Flamengo e Santos, dirà basta nel 1988, inizierà a esercitare da medico a Ribeirão Preto, inciderà un disco, sarà anche commentatore sportivo e continuerà a bere smodatamente, tanto che uno come Johan Cruyff darà questo epitaffio. Era un uomo intelligente, ma è comunque impressionante che sia riuscito a laurearsi in medicina e che abbia fatto la differenza anche in politica. Ciò che non ho mai capito è perché bevesse così tanto e mi sono sempre chiesto perché lo facesse. Socrates ha vissuto la sua vita come un individualista nei modi e come un gigantesco altruista del pensiero, lasciando segni dappertutto, belli e brutti, nel calcio e nella sua grande famiglia allargata, con una condotta sempre incomprensibile per molti, ma semplicemente naturale per lui. Unico, come calciatore e come essere umano. Fino all'ultimo istante, arrivato troppo presto, a neanche 58 anni, pagando tutti i suoi eccessi. Ma, come tutto ciò che ha fatto, anche il suo addio è stato carico di significati, quasi mistico e artistico, come la sua anima inquieta, ingestibile e irripetibile. Nel 1983, prima di compiere 30 anni, infatti, aveva detto: vorrei morire di domenica, nel giorno in cui il Corinthians vince il titolo. L'ultimo respiro di Socrates è stato esalato il 4 dicembre 2011, alle 4:30 di una domenica che poche ore dopo avrebbe laureato il Corinthians campione nazionale. Il Corinthians è campione brasileiro di 2011! L'uscita di scena che aveva sempre sognato, forse perché, come ebbe a dire il suo celeberrimo omonimo 5 secoli prima della nascita di Cristo, una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.